Sì, ufficiale. Buonasera a tutti, ciao a tutti. Siamo live, siamo puntuali, è la seconda volta, questo Peppe non lo sai, ma è la seconda volta che riesco a far partire una live puntuale, quindi non so se è l'influenza degli ospiti o se sono io che ho capito finalmente come si fa, ma No, l'influenza degli è ospiti, secondo l'influenza me. degli ospiti, dici? Anche quello prima di te ha detto la stessa cosa. Dai, ce l'abbiamo fatta. Ciao Peppe, innanzitutto. Ciao, buonasera a tutti. Come ho già scritto, tu hai una carriera di tutto rispetto. Sono andato a cercarlo su Wikipedia perché non sapevo esattamente 202 le presenze in Serie A. Sì. Vero? Un po' 202, di. 203, sì, comunque cambia poco. Sì, Più di poi 200 ognuno. sicuro. Più di 200. Infatti, a un certo punto ho scritto più di 200 perché non mi fidavo più dei numeri. Almeno, sì. Comunque, oltre 200 presenze in Serie A. In una squadra come quella del Parma, dove hai praticamente passato la maggior parte della tua carriera, vestendo anche la fascia da capitano. Quindi, insomma, secondo me stasera, come già ce la siamo un po' chiacchierata in anteprima, nell'ultima mezz'orettina, gli aspetti sono tanti e sono tutti molto interessanti. Perciò parto subito a cannonissima bomba, perché chiacchierando poco fa mi hai raccontato che fra 2 giorni sono 15 anni che avete vinto lo spareggio per non retrocedere col Bologna. E Sì. secondo me già analizzare la motivazione, cosa passi per la testa di uno spareggio è già molto, molto, molto interessante. Farci i conti dopo 15 anni è complicato, già era difficile il giorno prima della partita, però alcuni ricordi restano comunque abbastanza nitidi, perché posso dire che ho avuto la fortuna di provare delle emozioni importanti nella mia professione. Credo che il valore aggiunto della professione del calciatore, al di là dell'aspetto economico, credo che sia la possibilità di realizzare il sogno che hai quando sei bambino. Eh sì. E quindi quella per me è sempre stata la cosa più bella, andare al campo, divertirsi. E alle altre cose non ci pensi. E ho deciso di smettere al di là che non ce la facevo più proprio fisicamente, quando arrivava l'ora di andare al campo e sbuffavo. Era giunto il momento di appendere le scarpe al chiodo. E tornando al discorso di prima, sì, è stata una tappa importante della mia carriera. A onor del vero, queste delle mie più di 200 partite in Serie A, ahimè, a Parma ne ho giocate un'ottantina, credo, in 5 stagioni, 6 stagioni. Perché insomma non sono stato fortunatissimo, diciamo così, inteso sotto l'aspetto degli infortuni che mi hanno segnato in maniera abbastanza importante, però anche lì il tema di questa sera sono le motivazioni rispetto a quegli incidenti di percorso. Ci si può sempre rialzare. Io mi sono rialzato, sono andato avanti facendo fatica, masticando amaro, soffrendo, a volte piangendo, però alla fine sono riuscito a ridere. Questa è la cosa più importante. Guarda, poi sul tema infortuni, se d'accordo, ci torniamo perché ho un sacco di domande, anche perché ho avuto la fortuna di leggere la tesi che hai fatto per il corso Coverciano e quindi mi hai scatenato un sacco di curiosità. Però prima hai detto una cosa che mi piace da morire, e tra l'altro è la seconda volta che ne parliamo perché anche 2 settimane fa con l'altro ospite che era Paolo Cozzi, pallavolista. Abbiamo parlato, no, del sogno che uno ha fin da quando è bambino e del fatto che quando arrivi a coronare il tuo sogno, tutto quello che sono sacrifici, fatiche, alla fine non li senti come tali perché stai facendo quello che sognavi. Lui raccontava, ad esempio, che si andava ad allenare in una società piccolissima, amatoriale, quando era piccolino e passava davanti al palazzetto dove giocava a Milano e sognava un giorno di esordire lì. E quel sogno se l'è portato dietro fino al giorno dell'esordio che l'ha fatto con la nazionale minore, ed è una cosa pazzesca. Sì, ti ha detto una cosa, probabilmente funziona un po' per tutti così. Poi dopo i percorsi professionali, nel caso specifico del calciatore, non posso dire per fare il calciatore devi fare questo, questo, questo e quest'altro. Non c'è una ricetta perché se no lo farebbero tutti.
C'è qualcosa di particolare, qualcosa che devi avere dentro, ma io penso che in tutte le cose della vita si può sognare, è lecito sognare, avere degli obiettivi. È chiaro che se pensi da piccolo faccio il calciatore e miri soltanto a fare il calciatore, fai fatica. È vero che non hai la maturità per fare dei ragionamenti un po' più complessi che magari li fai quando sei più grande. Però per raggiungere un obiettivo importante, prestigioso, perché comunque giocare in Serie A non è che mi voglio autoincensare, però è una cosa. Beh. Io spesso non me ne rendevo nemmeno conto, con i miei amici parlavo, dicevo, loro mi dicevano, ma tu non ti rendi conto? No, perché non me ne rendevo conto, però probabilmente ho fatto qualcosa di importante. E quindi, sai, per raggiungere un obiettivo ci sono sempre degli step da seguire. E a volte se salti qualche step o inciampi e cadi in qualche step e non sei in grado di rialzarti, quell'obiettivo non sei più in grado di raggiungerlo. Ah, no, Però, certo. insomma, credo che nella vita le persone intelligenti siano quelle che, svanito un sogno oppure un obiettivo che diventa irraggiungibile, abbiano la capacità di rimettersi in gioco. E questo va nella professione, nella vita di tutti i giorni. È un po' così, Sì. secondo me. E credo che sia una cosa ciclica, nel senso che i casi sono sempre due, no? O non lo aggiungi. Oppure lo raggiungi, e in entrambe le situazioni, una volta terminato quel ciclo, o ti rimetti in gioco oppure ti fermi, non vai da nessuna parte. Guarda, tu quando hai detto che non ti rendevi conto che a volte non ti rendevi conto quando giocavi, che te lo facevano notare i tuoi amici che giocavi in Serie A, io posso dire, nella brevissima esperienza che ho avuto con te, come ho avuto la fortuna di giocare a fianco a te un paio di partite. Ovviamente non ad alti livelli, ma partite di beneficenza super amatoriali, è la cosa che ti ho conosciuto lì, quindi era la primissima impressione che avevo di persona, è proprio che ti diverta, cioè che giocare a calcio ti diverte, che tu dici, vabbè, è una cosa banale, ma non è così scontato trovare una persona che lo fa per divertimento. Poi con tutte le fatiche, tutti i sacrifici, però Sì, si guarda, percepisce proprio. tu hai usato un termine che secondo me in alcuni frangenti, e vado un po' controcorrente Vai. rispetto a quello che si pensa, il discorso dei sacrifici, no? Io credo che i sacrifici in una vita siano altri. Se io posso parlare di sacrifici, potrei forse parlare più di rinunce, e le rinunce sono state quelle di aversi saltato a pie pari l'adolescenza, che è una tappa importante per qualsiasi uomo, perché vuoi fare il calciatore, per quanto mi riguarda, non avevo la possibilità di dire esco il sabato sera, vado in discoteca, mi diverto, torno alle 3 del mattino, alle 4, perché se avessi voluto raggiungere quello che era il mio obiettivo e lo volevo fortemente, queste cose non le potevo fare. Poi magari qualcuno più dotato sotto l'aspetto tecnico, fisico di me ha potuto anche avere un'adolescenza meno, come ti posso dire, meno chiusa. Però io se penso ai sacrifici e alle rinunce, per me sono state soltanto in quella fase della mia vita. Dopodiché, quando sei un professionista e ti comporti come tale, non sono sacrifici. Credo che sia un comportamento assolutamente normale, proprio perché sei un professionista. Certo. Quindi, giusto quello, volevo dire. Chiaro, chiarissimo. Senti, invece, a parte che vedo che molti stanno commentando sui social, quindi ogni tanto mi distraggo per cercare di leggere, però qualcuno, quando abbiamo citato lo spareggio, ha ricordato che hai segnato, no? E adesso ti chiedo una cosa, proprio come se fossimo al bar e ti chiedo un confronto. Come ti dicevo, io gioco a livello super amatoriale. Da difensore con i piedi che ho e le occasioni che ho di trovarmi davanti, i gol che faccio in una stagione sono pochi, ma le poche, pochissime, rarissime volte che mi capita di segnare per sbaglio, il più delle volte, quel gol mi dà una scarica di adrenalina, di motivazione che
A volte riesco poi a mantenerla per tutto fino alla fine della partita, a volte magari ho un picco, poi mi ritorna un po' nella normalità. E non oso neanche immaginare che scarica motivazionale ti dia a segnare un gol, in un playoff. Ah, beh, guarda, farei fatica a trovare un solo aggettivo per dire che cosa ho provato in quella situazione, perché era veramente molto particolare, una stagione difficile per la squadra, una stagione difficile per me. E mi sono trovato al momento giusto, nel posto giusto, non che abbia fatto questa grande fatica, la palla. Parliamoci chiaro, mi è rimbalzata sullo stinco ed è andata dentro, passando in mezzo alle gambe di un giocatore sulla linea. Quindi non è che avessi fatto un gol clamoroso, fu l'unico di quell'anno, importantissimo. Ne ho fatti altri, onor del vero, non tantissimi nella mia carriera, però ne ricordo anche qualcuno di fattura pregevole. Però in quel momento non capisci nulla. Capisci veramente poco se hai la possibilità di guardarti. Ci sono degli spezzoni di quella partita, la mia esultanza, io non so dove guardare, dove correre, non ci capisco niente. Cioè, sei in quel momento, hai un momento di sbandamento, dici dove sono, e poi dopo realizzi. E nei primi 3-4 minuti dopo devi cercare di prendere fiato perché hai addosso una carica impressionante. Però sono belle sensazioni, molto belle. Sì, l'altra faccia della medaglia, infatti, è che a volte ho l'impressione che sia difficile riprendersi da un gol, specialmente quando è importante, no? E quindi rischi di passare qualche minuto, forse da professionista è più facile rientrare in carreggiata, ma rischi a volte di perdere un attimino la concentrazione per qualche minuto, specialmente se il gol ti ha sconvolto in positivo. Ma sì, ci sta. Ci sta. Infatti alcuni dati dicono che ho seguito anche nei corsi che ho fatto per allenatore, i minuti migliori quando tu fai l'1-0, i minuti migliori per andare a fare un altro gol a quella squadra sono i minuti esattamente subito dopo, perché la squadra dall'altra parte è frastornata, così come può esserci anche la situazione che tu ti rilassi un attimo. E prendi gol. Io posso dirti che sono state più le situazioni che magari mi sono trovato a gestire di gol subiti, che quelli non sono semplici da gestire. Gli autoreti, cioè io me ne ricordo uno bellissimo, nel senso non per me, ma però lo ricordo perché fa parte di. Cioè, nella vita chi non sbaglia, nella vita si No, può certo. sbagliare, poi dopo chiaramente uno non lo fa apposta. Però possono succedere. Me ne ricordo uno, guarda, giocavo col Parma, giocavo a Milano contro il Milan, vincevamo 1-0 e ho fatto autorete io. Quindi, poi 1-1, 2-1 per loro. Quindi, sai, ci vuole testa, personalità importante per gestire situazioni importanti. Sì, e questo si collega a quello che dicevamo, che è un pochino l'argomento principe di oggi, che è quello degli infortuni, no? Perché è simile il discorso, cioè un qualcosa di negativo è tutto quello che viene dopo, è la capacità di rialzarsi, e tu su questo, per sfortuna, hai molto da raccontare, perché, come dicevi tu, negli anni a Parma, gli infortuni sono stati importanti. Ma guarda, io forse perché sono sempre stato un ottimista, e ho sempre affrontato, seppur veramente, se ci penso, se mi immedesimo in quei momenti, ho sofferto veramente tanto. Ma proprio anche fisicamente. Cioè, proprio il dolore fisico. E quindi è una situazione veramente particolare, dove le motivazioni fanno veramente la differenza, al di là di quello che può essere l'operazione, l'infortunio in sé, quindi la gravità, come se l'intervento va tutto bene.
Ecco, io sono stato particolarmente sfortunato, nel senso che l'infortunio è stato grave, l'operazione è andata anche bene e purtroppo ho avuto una complicazione per un'infezione in sala operatoria e quindi è stato veramente un calvario. Però allo stesso tempo ti dico, non la voglio guardare come un episodio sfortunato della mia vita. Per me è stato un episodio per alcuni versi fortunato. Mi è capitato a 29 anni, all'apice della mia carriera, alla vigilia di un rinnovo di contratto importantissimo, che poi non ho potuto fare a quelle cifre che eravamo già d'accordo di stabilire, però mi ha dato tanto come uomo, mi ha dato tanto come uomo e sono contento. Chiaro, avrei preferito magari conoscere alcune situazioni della vita in un altro modo, però mi ha dato modo di diventare più forte. Non che non lo fossi prima, però è andato a toccare delle corde mie, del mio carattere intime, che mi hanno sicuramente cambiato un po'. Ah, ti credo. Sai, si parla in questi casi si parla di resilienza, no? Che è la capacità no, non solo di resistere all'evento traumatico, in questo caso, ma è quello di uscirne, come dicevi proprio tu, più forte e di guardarsi indietro e dire quasi sono contento che questo sia successo perché così sono diventato quello che sono e non è roba da niente, eh. Ma guarda, io ti faccio un esempio pratico così, e anche più. Io dopo questo il primo infortunio, quello pesantissimo, quello che praticamente è stata una cosa che è durata 18 mesi, lunghissimo. Una stagione e mezza dopo, in un contrasto facile in allenamento, cado per terra, resto incastrato con i miei tacchetti nei lacci del mio compagno di squadra, cado e sento un rumore sordo tipo quando si rompe una corda, ok? Mi alzo, chiamo il dottore e dico, ma questo l'ho messo anche nella mia tesi, mi alzo, chiamo il Sì, dottore e dico, infatti. dottore, mi sono rotto il ginocchio. Il dottore mi guarda e dice, dai, Beppe, non scherzare. Niente. Mi sono rotto il ginocchio. E lui, ma dai, come? Ha detto, va bene, andiamo sul lettino, fammi tutte le prove che mi devi fare. E andiamo sul lettino, mi fa le prove che mi devi fare, mi guarda e mi dice, penso che tu abbia ragione. Ha detto, te l'ho detto, io mi sono messo a ridere. E gli ho detto, dottore, io massimo 100 giorni voglio giocare. E ho rotto il crociato, eh? Al 99esimo giorno io ho giocato con la Primavera. Aver superato quello che ho superato in quei 18 mesi, nell'infortunio precedente, mi poteva venire addosso un camion, mi sarei rialzato. E Questa perché è diventata la pelle dura, poi dopo la vita ti mette sempre di fronte a situazioni che possono farti male. Però sei una buona base per gestire le tue emozioni e capire, forse la cosa più difficile è capire da che parte vuoi andare, ci salti fuori, in qualche modo ci salti fuori. È chiaro, devi incontrare anche nel tuo percorso delle persone, non sto dicendo buone o cattive, ma delle persone con la P maiuscola. Perché nella gestione dell'infortunio, come dicevi tu prima, tanto fai tu e credo che sia la parte fondamentale. Queste tu mi insegni, vengono chiamate motivazioni intrinseche, sono quelle che ognuno di noi ha, che sono proprie. E quindi tu su quelle devi fare leva. Poi ci sono le motivazioni, parlando in termini un po' più tecnici, estrinseche, che sono quelle che vengono da fuori, che per il calciatore possono essere quelle di recuperare in fretta perché c'è una finale da giocare, piuttosto che devo rinnovare il contratto, ma vengono da fuori, l'allenatore che ti sprona a recuperare in fretta, i tuoi compagni che ti sono vicini, però quelle sono cose che lasciano il tempo che trovano. Io credo che, cioè credo, sono certo, perché l'ho vissuto, che le motivazioni più importanti siano quelle che vengono da te. Le altre possono essere sicuramente un condimento importante, se vogliamo metterla sotto l'aspetto culinario, un condimento importante, ma l'ingrediente principale sei tu. E quindi questo secondo me è una cosa che può sembrare banale, ma non lo è. No, per niente. Per niente, mi trovi ovviamente stra d'accordo
Tu sai benissimo che tra i Non fattori di... potresti dire il contrario, Eh no, questo non esatto, direi no, proprio. no, assolutamente no, ma comunque è la verità. E tra i fattori proprio di protezione, cioè quelli che ti permettono di uscirne dalle situazioni traumatiche, la motivazione intrinseca, o meglio, le motivazioni intrinseche sono al primo posto e non c'è niente da fare. Poi contano tanto le persone. È una domanda che ti volevo fare, mi hai anticipato, no? Perché d'altronde noi possiamo essere fortissimi, possiamo essere delle rocce contro le quali si scaglia ogni cosa, ma affrontarle da soli è pesante ed è difficile. E infatti ti volevo chiedere se ce l'avevi Ma fatta da guarda, solo o con il supporto di altri. io questo è un argomento che ho trattato anche all'interno della mia tesi, che il titolo è La gestione del calciatore infortunato, perché volevo fare una sorta di racconto di qualcosa che fosse mio, che potesse essere utile a chi lo vuole leggere, proprio perché io credo che all'interno, cioè credo, sono certo, all'interno di una stagione gli infortuni capitano sempre. Io l'ho voluta vivere da allenatore, quindi la capacità di poter gestire quelle situazioni che possono essere più o meno gravi, okay? Però vanno gestite, perché comunque il calcio è un'azienda e le aziende che funzionano sono quelle in grado di gestire al meglio le risorse umane. Il calciatore è una risorsa umana all'interno dell'azienda. Se tu abbandoni un calciatore perché si è rotto un ginocchio, prima o poi questo calciatore guarisce, e quando guarisce, tu ce l'hai ancora. Secondo me fai fatica e quindi devi trovare il modo, devi riuscire a entrargli nelle corde. Poi non c'è una ricetta. Credo che poi ognuno di noi sia diverso, quindi la capacità di un allenatore è capire anche con chi sta parlando. Perché magari c'è il giocatore che va spronato continuamente perché magari di suo è un po' smarrito in quel momento. È un giocatore che magari va un po' tenuto a freno perché anche alcuni infortuni hanno i loro tempi per il Ah, recupero come e quindi non bisogna accelerare. Io nella mia tesi, tornando al discorso di prima, ho fatto proprio un parallelismo tra la gestione del mio primo infortunio, quello più grave, con il secondo. Perché mentre nel primo io ho avuto grande forza di volontà e sono stato supportato da chiunque, psicologo che mi sento di nominare perché è stata una persona importantissima per me, che si chiama Fabio Cola, che lavorava al Parma Calcio in quel periodo. E mi ha dato una grandissima mano, mi ha aiutato, le persone che mi erano accanto, la mia famiglia sono stati importantissimi. L'allenatore mi faceva sentire importante. Con delle cose che possono sembrare banali, ma al lunedì o al martedì, quando ci ritroviamo in spogliatoio, l'allenatore era Prandelli, dato che io dopo l'infortunio comunque la squadra l'ho seguita sempre, quando sono stato in grado, insomma, di deambulare da solo in maniera piuttosto autonoma, o comunque accompagnato, ma potevo andare, la prima persona che Prandelli interpellava all'interno dello spogliatoio ero io. Mi chiedeva sempre davanti a tutti come avevo visto la partita dei miei compagni di scuola. E ragazzi, sembra una banalità, ma io mi sentivo importante, anche se in quel momento in campo non lo ero assolutamente. Certo. Ero una zavorra. E purtroppo il sentirmi una zavorra è capitato nella seconda situazione, che però, avendo vissuto l'esperienza precedente, sono riuscito a superare comunque. Sono riuscito a superare comunque perché nel secondo infortunio, come ti dicevo, ho recuperato da un legamento crociato in 99 giorni e io mi ricordo andavo a fare riabilitazione e i fisioterapisti e i dottori che erano al centro riabilitativo mi dicevano: Beppe, vai un po' più piano perché sennò le persone che sono qua vogliono fare anche loro quello che fai tu e non lo possono È fare. un cattivo esempio. Era un cattivo esempio, però quella io sono un professionista, ero un professionista. E quindi dovevo andare più veloce, a volte ho anche esagerato, però ho ottenuto quello che volevo ottenere, però mi sono sentito spesso da solo. In quella fase mi sono sentito spesso da solo. La vicinanza della società non l'ho sentita particolarmente, la vicinanza dell'allenatore nemmeno un pochino
dei miei compagni di squadra sì, e della mia famiglia sì, dei miei amici anche, ma all'interno del gruppo squadra in quel momento no. E se io non avessi avuto l'esperienza precedente, secondo me non ci avrei messo 99 giorni, ci avrei messi molti di più, perché poi i momenti di smarrimento, appannamento capitano, no? Però e se non hai delle basi forti fai fatica a rialzarti. Interessante questo parallelismo, no? Che se non avessi vissuto una situazione positiva nel negativo prima, probabilmente non ce l'avresti. Ma non lo so, non si può dire. Io posso dire questo perché l'ho vissuto, quindi io mi sono sentito di fare questo tipo di parallelismo per far capire anche quanto può essere, cioè quanto può essere, quanto è importante la gestione di un calciatore infortunato. E, dato che era inerente al lavoro, alla professione dell'allenatore, ho pensato potesse essere una cosa interessante e mi ha fatto veramente molto piacere che quando ho discusso la tesi ho ricevuto dei complimenti, perché fino a quel momento, quindi fino all'anno scorso, nessuno aveva trattato quell'argomento. Beh, fa riflettere il fatto che nessuno l'abbia mai trattato, e per fortuna che ci hai pensato tu, perché è il mio credo, quindi anche qui mi trovi super d'accordo, cioè la società sportiva, in questo caso la squadra di calcio, la società di calcio è un'azienda e ha nelle proprie risorse umane il proprio valore, in questo caso sono i calciatori. Noi non possiamo concentrarci solo su chi in quel momento sta performando, quindi su quegli 11-15 che scendono in campo nelle domeniche che abbiamo a disposizione, ma c'è tutto un gruppo da portare avanti che ha tanto impatto su tanti aspetti, economico, di clima, di motivazioni, cioè ce n'è. E in quegli anni lì, in quell'anno dell'infortunio, il secondo eri anche il capitano, se non sbaglio, e questo sì, secondo sì. me Proprio quell'anno aggrava la situazione, no? Perché il capitano è sempre l'esempio, nel bene e nel male. E come tratto il capitano, io società, io allenatore, io staff, dice molto. Hai detto una cosa giusta. Hai detto una cosa giusta, perché con questo non voglio dire che il capitano necessariamente è il leader di una squadra. Ok? Il leader è un'altra cosa. Il leader non è chi si proclama o chi viene pregiato di avere la fascia sul braccio. Il leader viene riconosciuto dal gruppo all'interno dello spogliatoio. E a volte può essere anche silenzioso. Non necessariamente è il capitano. Capitano non vuol dire essere leader, ha altre responsabilità. Io probabilmente sono stato capace di, non sempre, ma di essere spesso entrambi. E questo mi rende orgoglioso. Io mi ricordo quando c'è stato il secondo infortunio, per dire, quando io ti dicevo la vicinanza dei miei compagni di squadra, io l'ho percepita più dai ragazzi giovani. L'ho percepita più dai ragazzi giovani perché, non lo so perché, però forse perché nella loro testa ero qualcosa di rappresentativo per loro. Ragazzi di 18 anni, 19 anni, quindi mi ha fatto piacere. E subentrano poi delle responsabilità, perché è un discorso molto complesso, perché poi dopo tu sei il capitano, ok, ti aspetti determinate cose, ma devi essere anche in grado di dare un esempio positivo, perché se sei il capitano devi recuperare da un infortunio e sei un lavativo, non ce ne hai voglia o non ti presenti a fare la riabilitazione, non stai dando un buon esempio. No, certo. Perché si può chiacchierare tanto, si può parlare tanto, ma credo che in assoluto nella vita, non solo nel calcio, l'esempio migliore è quello che fai. Sì, io amo lo sport per questo, perché nello sport a un certo punto le parole non perdono completamente di importanza, perché a un certo punto devi dimostrare quei fatti, no? Tu puoi dire che ci tieni a rientrare, ma se poi non vai al doppio degli altri che stanno facendo riabilitazione,
sono solo parole. la E stai tra l'altro raccontando? te la stai e la stai agli altri Ma raccontando. soprattutto te la stai raccontando. Ma lo sai che l'ha ripetuta oggi e quando l'ho letta nella tesi, tipo, sai quando rileggi una frase 10 volte perché ti piace da morire? Quando tu hai detto, tra 100 giorni voglio essere in campo e al 99esimo giorno eri in campo, cioè qui dentro secondo me c'è il mondo della determinazione della volontà, no? Quando chiedono quanto conta la volontà in quello che facciamo, che teniamo nella vita, dentro e fuori dal campo, eh? Cioè, c'entra niente lo sport in questo caso. Ma sì, in assoluto. Ma io ho sempre pensato di dover fare, di voler fare il possibile affinché le cose accadessero. Credo anche nel destino, per l'amor di Dio, Sì, certo. però credo che bisogna impegnarsi molto. Bisogna impegnarsi molto, impegnarsi vuol dire a volte fare degli errori. Però, come dicevo prima, all'inizio della nostra chiacchierata, quelli che non sbagliano sono quelli che non fanno nulla. Quindi l'errore, se è fatto in buona fede, lo capisci. Ma la perfezione non esiste. Siamo tutti diversi. Io non credo nemmeno che esistano, come dice, quali sono i tuoi pregi, quali sono i tuoi difetti. Ma io molto banalmente direi più caratteristiche, perché per te potrebbero essere difetti, ma per un altro no, quindi non sono difetti in assoluto, sono caratteristiche. Dopodiché per il tuo interlocutore, la persona con la quale hai un rapporto, possono risultare difetti, però in assoluto credo di no, cioè sono convinto di no. E è importante, e si fa fatica, perché io ho 46 anni e non sempre ne sono capace, non sempre ne sono stato capace. E non è un ragionamento egoistico, è un ragionamento di una persona che è maturata, sta maturando e probabilmente dovrà crescere ancora, che sono io. Noi dobbiamo volerci bene, perché se noi ci vogliamo bene, facciamo un passo importantissimo nella nostra vita. Dobbiamo capire qual è il nostro bene. Se noi capiamo qual è il nostro bene, possiamo star bene anche con gli altri. Qui è riassunto percorsi di coaching che faccio con le persone in 10 parole, perché è così, non si scappa. Quando sei troppo concentrato sul far star bene gli altri e star bene con gli altri, ma non pensi No, prima ma al tuo star bene. ti ripeto, non esperienze di vita diretta. Nel senso, con questo ci sono momenti della vita dove sei più consapevole, sei più chi sei, più cosa vuoi, e momenti dove fai un po' più fatica, sei un po' più smarrito. Però devi riuscire a trovare la tua strada. E tra l'altro prima hai detto una cosa sulla perfezione, che è un altro mio pallino, che la perfezione non esiste. Ma lo sai che faccio una fatica pazzesca con i ragazzi, con i più giovani, perché sportivi, parlo in questo caso, perché arrivano con questo mito qui. Cioè, quando sono ai primi anni, che ormai hanno un pochino imparato, magari sono già a un livello che potrebbe portarli a diventare professionisti nella loro disciplina, c'è questo mito della perfezione. Che è devastante, perché non esistendo, alla fine ti consuma. Sì, ma io faccio un ragionamento magari un pochino più complesso, o magari no, non lo so, vediamo, me lo dirai alla Vediamo, fine. te lo dico. Io voglio pensare che la perfezione non esiste, non esista, perché nel momento in cui io penso di essere perfetto, non ho più la voglia di migliorarmi. Perché quando sono perfetto vuol dire che non Basta. sbaglio, sono perfetto. E quindi non ho più l'entusiasmo, la voglia di crescere, imparare, cadere, rialzarmi. Non ho più voglia di fare nulla perché ho raggiunto il top. Allora io ho voluto pensare che il top non si raggiunge mai. C'è sempre tempo e voglia per potersi migliorare, anche un pochino, anche poco. Però c'è
C'è sempre tempo. Sì, è verissimo. Beh, ai ragazzi, sulla base dello sport che fanno, che ne so, se fanno calcio, gli chiedo, ma Cristiano Ronaldo si allena? Guarda, te l'avrei detto io, ti stavo dicendo, magari stavo dicendo alla mia epoca, perché ormai parliamo di 15-20 anni fa, quindi non so se per esempio, ai miei tempi c'erano altri giocatori, non nomino perché magari se ci segue qualche ragazzino non sa nemmeno chi sono. Io quando ho allenato a Parma 4-5 anni fa, facevo degli esempi di alcuni giocatori, i miei ragazzi mi guardavano e mi dicevano, ma chi è? Cioè, tipo, io parlavo di No, Roberto Carlos e loro dicevano, chi è Roberto Carlos? vabbè. E dicevano, no, ragazzi, non è vero, ditemi che è uno scherzo, però è così. E allora, per fare un esempio più attuale, se Cristiano Ronaldo avesse pensato una volta nella sua vita di essere perfetto, non sarebbe quello che è adesso. Già. Sì, punto, fine. Senti, io andrò avanti per altri 6 giorni, però ti faccio l'ultima domanda e poi ti lascio andare perché si è fatta anche una certa, te avevo promesso mezz'oretta e l'abbiamo già sforata, quindi Sì, ma tanto è promesso, gratis, quindi non ti ultima preoccupare. domanda. Vabbè, però mi scoccia. Sala, non c'è problema. Ho chiesto a tutti finora le persone, gli atleti che sono passati da qui, di lasciare un consiglio riguardante la motivazione che sia valido sia nel proprio sport, ma anche, come abbiamo fatto per tutta la sera, fuori, quindi nel proprio contesto quotidiano. Un consiglio? Bah. Il consiglio è molto banale, però io lo vedo così. Credo che nella vita si possa cadere, anzi si cade sicuro, a volte è opportuno cadere, ma credo che sia un obbligo per chi si vuole veramente bene, rialzarsi. Quindi il mio consiglio può essere semplicemente quello di non abbattersi troppo quando si cade. Però essere molto determinati nel volersi rialzare e riprendere qualsiasi tipo di cammino esso sia, che sia professionale, emotivo, familiare, di qualsiasi tipo. Certo. Nella vita si può cadere. L'importante è rialzarsi. Sì, sono tanto d'accordo, anche perché cadere, come hai detto tu, cadiamo tutti. E quindi col fatto che non tutti si rialzano, la differenza il più delle volte fa proprio in quanto tu fortemente lo desideri, lo vuoi e quanto con le unghie, con il sangue e il sudore te lo vai a riprendere, no? Sì, beh, ma alto, si fa fatica, eh. Oh, no, non lo metto in dubbio. Ma Quindi infatti, se avessimo a altri sei volte giorni. non si fa perché non si ha voglia di far fatica. La vita è anche fatica e magari a volte è anche bello far fatica. Io mi sento più vuoto quando ho poco da fare. Come se mi fai trottolare tutto il giorno, trottolo tutto il giorno, se ho niente da fare. Corro molto il rischio di adagiarmi e quando mi adagio mi intristisco e quando mi intristisco faccio i danni. E quindi reagire con forza e guardare avanti perché la vita è bella. Bello, non me la sento di aggiungere parole a questo punto perché rovinerei il momento. Beppe, grazie di cuore, davvero. Grazie a te. Ho visto che sui social ci sono tantissimi commenti, ci sono anche un paio di tuoi amici, come avevi previsto, che Ah si beh, ma sono non avevo dubbi, divertiti non e mi avevo hanno dubbi, fatto divertire, quindi io dovevo non avevo dubbi, concentrarmi. dopo me li vado a guardare. Esatto, perché io dovevo concentrarmi a non distrarmi da quello che Ormai alcune cose scrivevano loro. non le puoi leggere, No, se li assolutamente conosco un no. po', voglia. Assolutamente no. Però bello così, è stato divertente almeno dal mio punto di vista. Ti ringrazio Sì, è davvero di stato cuore. piacevole, è stato molto piacevole. E vabbè, ci sentiamo molto molto presto. Ti ringrazio molto, buona Un serata. abbraccio anche a te. Ciao ciao. Ciao, grazie.